Carissimi fratelli e sorelle, in definitiva è importante anche per noi oggi ritenere essenziali per la nostra vita due aspetti che principalmente emergono dalla liturgia della parola odierna. Innanzitutto la potenza del nome di Gesù. Nel suo nome è stabilito che noi siamo salvati. Il secondo aspetto emerge dal Vangelo ed è la certezza che il Signore risorto è con noi, non ci lascia soli. Custodiamo nel nostro cuore questa certezza per alimentare la nostra fede e la nostra speranza. Chiediamo allora di essere costantemente illuminati ed incoraggiati dalla luce e dal fuoco dello Spirito Santo, per essere anche noi capaci di riconoscere il Signore presente nella nostra vita quando gli avvenimenti come quelli che stiamo vivendo in questi giorni di pandemia ci disorientano e tentano di farci cedere nel dubbio e nello sconforto. Il Signore è con noi sempre e nel suo nome è stabilita la salvezza di chiunque saprà sempre riconoscerlo, Signore del suo tempo e della sua storia. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.